Terza sconfitta consecutiva per il Tavagnacco, che dopo il KO contro Como e Fiorentina viene superato anche dal San Bernardo Luserna. 4-2 risultato finale, con le friulane che non sono riuscite a difendere il pareggio agguantato dopo essere andata sotto i due reti. Parte meglio la squadra di casa. Il primo tiro in porta è di Viviritto, che al decimo ci prova su punizione. All'11° padrone di casa in vantaggio con Mazzucchetti, che approfitta di un pasticcio difensivo del Tavagnacco. Al 12° si svegliano le friulane, con Clellan che tenta la deviazione vincente sotto porta, ma Russo si supera e devia in angolo. Al 15° tiro di Moretti da fuori aria, che impegna l'estremo difensore del Tavagnacco. Al 18° Tuttino lanciata a rete viene atterrata in aria, per l'arbitro e rigore. Sul dischetto si presenta Clellan che si fa parare il tiro. 25° ancora Moretti tenta la conclusione dalla distanza, ma la palla finisce alta. Al 28° contropiede di Barbieri, con Copetti che è brava a chiudere lo specchio della porta e a respingere il tiro della piemontese. Raddoppio dell'Userna al 32° con Puglisi, che dal vertice sinistro dell'area piccola fa partire una conclusione che non lascia scampo al portiere del Tavagnacco. 38° le friulane hanno la possibilità di riaprire la partita, ma il tiro di Clellan dalla distanza si stampa sul palo. Nella ripresa il copione non cambia, con il Luserna che continua a spingere. Al 12° però accorcia le distanze la squadra ospite, con Sardu, brava a sorprendere Russo con un preciso fendente da dentro l'area. Kotler prende il posto di Drie e dopo l'ennesimo fallo subito da Clellan, Filippozzi si inventa un Eurogol per il momentaneo pareggio del Tavagnacco, con un tiro che sorprende Russo da metà campo e che si insacca. La gioia delle gialloblu però dura poco, visto che al 18° Viviritto su punizione dal limite riporta avanti le sue. Al 21° è Brumana a tentare la via della porta, ma la sua conclusione finisce sopra la traversa. Al 44° c'è ancora il tempo per il quarto gol dell'Userna, con Moretti che chiude i conti. Tavagnacco resta inchiodato a 19 punti in classifica e sabato ospiterà la terza forza del campionato, il Verona.